Mappa si trova bene, effettivamente come da Zerg è bella sta mappa, piace anche a me. Sono Posizioni d'accordo. come prima, soltanto. Ravvicinante, Minion Odier di nuovo ha lasciato la partita. Vabbè. Lui entra e poi lascia. Almeno puoi dire ci sono stato. Esatto, io ero lì. Io so cosa è successo. Va bene, via, Posizioni due ravvicinate. Zerg, perciò devi parlare te ora, eh. Adesso Allora, parla. Vabbè, sentite, sui primi minuti non c'è. Manda la velocità per due, come Vai, fanno con i velocità per balleni. due, dillo, basta. Perché non funziona più? Cioè, poi Mannaggia. la tastiera rotta, non è possibile. No, accidenti, Tastiere della chicco. ho paura a picciare il più perché magari, non so, mi esce e mi Allora, è scoppia. interessante vedere chi ha la macro maggiore all'inizio, anche il micro migliore, seguendo, visto che probabilmente, a meno che qualcuno intendi qualcosa di deciso, le azioni saranno più o meno quelle. Devo dire che Moman per il momento mi sembra in vantaggio. Ricordiamo che Snuff, che lui, l'altro Zerg, non Moman, Snufferkov. non riesco a dirlo, va bene. Snufferkov. È un giocatore di Master, e mentre Moman è un giocatore di Grandmaster. E Moman si è scontrato anche con pesi massimi come Adel Scott, quindi insomma non è No, di è un certo un gran giocatore di grande novellino. esperienza. Comunque, abbiamo Guardiamo le APM di questi due grandi giocatori. Siamo. No, vabbè, ma le Moman APM, si sta grattando. come io teorizzo, le APM non dicono Le APM nulla. non servono a niente alla fine, cioè. Sono belle, è bello dire, comunque questo giocatore fa 800 APM, ma Sì, finché. ma se perde è uno schifoso comunque. Allora, L'ho detto schifoso perché siamo ancora in fascia vediamo la prima protetta. variazione. No, entrambi No. si espandono a 14, Però direi che 15. Snuffercorp c'ha Ah, tipo due. l'espansione è partita prima. Sì, è partita prima A Snoop. espansione. Ha un vantaggio di 3 secondi. Sì, Non ti dico le cose a mille. Vantaggio Estrattore, però. sull'estrattore. Quindi 14 arch, 14 gas. Sì, però Mamma Non non va. proprio, però sarebbe a 15. Moman ha Vabbè, un vantaggio di tipo 2 secondi su un drone. Pozza, Moman sì, ha un vantaggio su tutto tranne sull'espansione. Guarda, la pozza c'è già uno svantaggio di 5 secondi. Questo. È uno svantaggio, mamma mia. Vabbè, Beh, scusa, su 65. per la ricerca di Speedling, Per secondo iniziare a mettere la regina il prima possibile. Basta, Vabbè, gioca a sì, terra appunto, lui. gioca a terra. Lui basta, spamma, vengono fuori i marini, vince tutto perché Che poi la cosa paradossale, lui è in Ah! diamante ma non gioca mai. Sì, lui è in diamante ma non sa giocare. E questa è la cosa E io paradossale. non capisco ancora come abbia fatto ad arrivarci in diamante. Perdendo. È vero, Tipo, purtroppo è a 9 vero. partite giocate, una vittoria. Sì. C'è qualcosa che non funziona. Se sei in diamante. Allora, Basta lamentarti sulle ladder della Blizzard, che poi. Basta. No, ma io mi lamentavo con lui, non con le Io mi lamento ladder. sulle ladder della Blizzard invece. Allora, due regine contemporaneamente per Moman, ottimo tempismo. Mentre le regine per. Dillo tu. Snuffecorv. Grazie. Partono in ritardo. Però ha un vantaggio di 2-3 secondi sulla ricerca di Speedling. E Sulla velocità, sì. sugli Speedling stessi. Allora, ricordatevi che in un match ZvZ, lo spread degli Overlord, Feuerbach ha ucciso una zanzara, si è Ce l'ha rotato. fatta finalmente, contento alla faccia di bambino felice. Lo Oh. spread degli Overlord Io non la mangio. è Vabbè, fondamentale, perché intanto potete vediamo. piazzarli tranquillamente in tutta la mappa e avere il controllo con quello. Scusa, Deza, ci sono Sì, le prime ora parlo della differenze. variante. Ci sono le prime differenze in tutta la partita. E tu come se parli degli Overlord? Vabbè, ma Scusa, no? cioè, voglio dire, ce n'è di Vediamo tempo, qualcosa di eh. La corona diverso. di Blatt non è ancora pronta. Vabbè, direi Banelin contro Blatte ha vinto Moman, Ha basta. vinto Moma, Possiamo sì. anche uscire, dai. Basta, questa partita ha senso unico. Ricordiamoci che devono giocare una meglio delle tre. 10 Speedling per Snuffle lui. Snuffercorv. Non ce la faccio. E solo leggo bene. Snuffle Addirittura. Però Moma preventivamente ha pesato questo impalatore ben messo all'inizio della rampa che previene qualsiasi passaggio di unità di Snuffelcorv nella base principale. Più queste blatte a restringere il passaggio. Potrei posizionarlo un po' meglio, però. Vediamo cosa vuole fare Ecco un che arriva il po'. push. Speeding in davanti, contro banning dietro. Bravo, snipe micra Sui su Banneling. banning. Si schiantano da nessuna parte. Sì, secondo me li vuole far passare per Guarda fare ste danni ai blatte, sono minerari, presenti i però. banneling e dicono ma noi stiamo benissimo, a dire la verità. Sì. Ma io veramente starei bene. Medic. Vabbè, Allora, No, a si sto ricordano che punto, sicuro secondo anda sole. me, Snuff cioè, insiste con questi Snuffercov.
Insiste. Sì, ma dove vuole andare? Parli soltanto unità a questo punto, eh. Guarda come piazza la camera evolutiva per restringere il più possibile il passaggio ed evitare di farsi circondare dagli speedling. Interessante posizionamento, anche se io magari l'avrei posizionata in maniera un po' diversa. Però dove l'avresti posizionata, più vicina alla rampa? No, sotto la spina sanguinante. Sotto? Sotto. Avrei fatto tipo sotto la spina sanguinante e l'altra spina l'avrei messa accanto a quella sanguinante. Attenzione, Snuffecore vede un'apertura, ma no, si ritira. E attacco più uno per le blatte, bravo, saggio. Anche perché così le blatte inizieranno a fare un bel po' di DPS. Sì, Switcha su blatte anche lui. Sì, però cosa è successo? A causa di questa produzione elevata di speedling, no, niente, siamo 31 droni a 31 droni. Volevo dire una cosa, pensavo che Moman avesse un vantaggio in fatto di droni, ma oddio, sì. Invece non è in vantaggio. Sì, no, me. È 35 a 30 adesso. Sì, perché ha fatto un impalatore anche però Snuff ne sta facendo 10. 10, 10. No, niente, nonostante tutto non sono abbastanza alla pari. Ricordiamo che Moman non punta direttamente sulle unità come abbiamo visto nei match precedenti, ma preferisce macrare al meglio per poi dare un enorme contributo in fatto di produzione massiva. Ora sta di unità di blatte, devo dire che ha un grosso numero di blatte. Potrebbe anche aggiudicarsi il match se lui non riesce a produrre abbastanza blatte per difendersi, perché gli spinning veramente sono molto poco efficaci contro le blatte. Durano poco i banneling. Vabbè, li prendi banneling in considerazione, non ne parliamo. Ha smesso di produrli, infatti. Meno male. Anche se cosa? Cosa? Avrebbe potuto andare di muta lo Zerg Blu. Per non dire il nome. Lo Zerg Blu avrebbe potuto andare di muta, però sarebbe stato rischiosissima, perché non prende il gas ce l'aveva solo adesso. Prende soltanto ora il gas, perciò È stata la variazione migliore, perché ha fatto bene, però se fosse andato di muta poteva e guadagnare non le avesse scoutate Moman. Poteva guadagnare un vantaggio veramente mostruoso, eh. Sì. Allora, situazione. Vabbè, guardiamo le unità, almeno facciamo uno confronto. Dei due. 20 blatte, blatte sono veramente tante. Per Moman contro 10 blatte, 4 banneling e 12 speedring per Snuffecore. Però c'ha un vantaggio, sta guadagnando un vantaggio in droni. Inoltre sta sento il rumore di è riuscito a prendere i droni sul Vespene. Sì, però non sono morti, cioè sono tutti. No, se ne sono morti perché ce n'è uno di qua e uno di qua. Quattro li ha uccisi. Va bene, vediamo un po' se hai ragione. Sì, 4 ne ha uccisi, perfetto. Io so, non è che... Vabbè, intanto guardiamo questo push di blatte. Questo fiume viola, visto dalla minimappa di blatte, incontra una blatta. Una blatta sacrificale. Una blatta che è morta, inacidata. E vediamo se spacca il stato di Manxk. No, non la spacca, l'ha perso, basta. Manda rinforzo degli speedling insieme alle blatte, Moman. Giustamente, vediamo un po' questo ingaggio. Tutte quelle blatte dovrebbe fare un po' di focus con quelle blatte, perché stanno andando in a click, quindi non stanno mirando alle spine. Dovrebbe puntare a distruggerli le spine. Ecco cosa che adesso sta facendo. Due spine, vabbè, due spine morte. Le blatte sono 0-1 entrambe. Però abbiamo 8 blatte e 4 spine da una parte, più 11 blatte in produzione dall'altra. Non lo so, guarda, io la vedo a favore di Moman questo push. No, 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 io invece no, perché si sta giocando. No, cioè, so giocare gli Zerg, Vabbè, Moman ha vinto con una click sulle blatte. No, vabbè. Se l'avessi fatto un proto sarebbe scoppiato. Tipo, le unità non sarebbero partite per il tutto. Però così è la ladder, addio.